Ciao a tutti, bentornati sul mio canale A Tutto Tondo VED. Oggi video review, più o meno, non è proprio, diciamo tra virgolette, perché sono tutti prodotti che si trovano in Inghilterra, ma secondo me molti sono universali, perché sono di marca, le marche più conosciute che ci sono in tutto il mondo. Credo che qualcosa ho preso e ve le faccio vedere. Ho pensato di fare questo video perché ho detto, ma sì, dai, proviamo a farlo anche noi, è una cosa carina, si conoscono cose diverse, sia i prezzi, tutte dinamiche che comunque differenti dall'Italia o comunque in altri paesi. Ci sono molte ragazze che sono in America, in Brasile, in Germania, in Australia, e io, a me piace tanto vedere quello che comprano, che cosa comprano. Vuol dire, che te fai fatti degli altri? No, perché sono cose molto belle, ci sono delle cose che in Italia purtroppo non ci sono e si possono trovare, perché poi le vedi che le acquistano queste ragazze e fanno le review, e io ci perderei anche le giornate intere a vedere, perché sono tutte cose molto belle, insomma a me piace. E ho pensato di condividere con voi questa cosa. Qui ho un foglio lungo di cose che ho preso un po' di tempo fa. Ci ho messo un po' ad arrivare perché ci sono state le feste di mezzo e quindi mi avevano detto che ci voleva un po' di tempo, di non prendere cose, magari cibo o quant'altro, perché questi fantastici siti, in questo caso io ho scelto Pound Shop, forse voi lo vedete all'incontrario. Lo rimetto qui perché pesa, ragazzi. Allora, dicevo che Pound Shop mi trovo molto bene perché è un negozio fisico, quindi si trova sia se vai al centro, trovi vari punti vendita, e online. Non c'è solo questo, c'è anche Poundland, tutto a 99, cioè è pieno qui, è fantastico perché c'è di tutto, dalla cartolibreria ai giochi, alla roba per gli animali, quindi cibo anche di marca, ripeto, poi tutti i detersivi di marca, le cose per i capelli, o per il dentifricio, gli spazzolini, tutte cose di marca, profumi, accessori tecnologici. Cioè, ragazzi, perderei veramente tantissimo tempo a elencare tutto ciò che hanno. Se questo video vi piace o vi può interessare, volete saperne di più, vedere magari i siti e magari capire se c'è qualche sito online che fa la spedizione anche in Italia. Per il momento io non ne ho trovato, però magari mi ci impegno per voi. Oppure vedere semplicemente quello che hanno, me lo scrivete, io non ho problemi a farlo. Adesso, per non perdere molto tempo, vediamo cosa c'è. Io sono sincera, l'ho già aperto questa mattina perché mi serviva il caffè. Io prendo il caffè, c'è anche il della Nescafè, però non l'ho trovato e ho preso questo. È un caffè normale, Lyons, è buono. Io non sono molto amante del caffè, non lo bevo spesso, lo bevo quando magari, non so, ho voglia di caffè. Altrimenti prendo questo che è solubile nel latte e via. Ho la macchinetta italiana perché me la portò mia mamma un annetto fa, però anche lì la uso proprio se viene qualcuno che so che beve il caffè. Non vado in ordine di lista perché veramente perderemo tempo. Lo prendo a random, quindi ci prepariamo con la nostra forbicina. Bruriful, un sacco di Bruriful. Incartano molto bene e devo dire che la spedizione non costa molto. Adesso va dai 2, 3 ai 4 pound, dipende quanto acquistate. Il minimo mi sembra che è 15 pound dovete fare, però non vorrei dire una cavolata, perché ho sempre fatto molto di più. Per esempio, a questo ordine ho speso 22 pound, eccolo qua, ho speso 22 pound e ho pagato 3 pound di spedizione. Non lo so se lo vedete, però se fate 30 pound, e credetemi che se volete rifare un po' tutto, soprattutto delle cose in cucina, ragazzi, gli occhi a cuoricini, perché è pieno pieno di roba bellissima. Per Natale poi non vi dico quello che non c'era, perché era bellissimo. 30 euro, 30 pound li fai così proprio. La spedizione è gratuita.
Allora, scusatemi, iniziamo proprio da questo. Ho preso due di questi nuovi, perché io ho tre bagni in casa, cioè una tortura, e di cui uno già era presente e due sono assenti, quindi necessitavo di questi due spazzolini, così si chiamano, un pound l'uno. Ok, poi ho preso queste ciotoline, un set di due ciotoline di acciaio, perché molto spesso ci conservo le cose, allora magari nella plastica non è buono, sempre un pound, due. Poi ho preso, allora, voi adesso quello che starete vedendo per vedere dove non è possibile, è possibilissimo, ho preso le pile Philips 8, un pound, 8 di queste, un pound. Adesso in Italia non so quanto costano, però per esempio c'è una mia amica che spedisce la roba in Italia, nel senso la mamma gli fa una lista dove ci sono cose in Italia che costano veramente tantissimo o comunque è meglio comprarle qua, e dove ogni mese, ogni due mesi con un corriere gli manda delle cose, e viceversa la mamma magari con prodotti italiani, forse probabilmente più per cibo, perché qua il cibo non è che sia, dipende dai gusti. Poi ho preso, ecco, questi sono di marca, questi ormai sono in tutto il mondo, Vet, le avevo già usate rosa se non sbaglio, me ne avevano date una rosa e una verde, perché due rosa non ce n'erano, loro ti fanno le sostituzioni a seconda di quello che hai comprato, e ne ho prese due per un pound, quindi non una un pound ma due un pound, perché sono formato piccolino, vedete? Io mi ci trovo molto bene, queste le trovate anche in Italia, perché per chi ha problemi come me, io mi si irrita subito la pelle. Questi qui invece c'è l'aloe vera, se non sbaglio, c'è anche il burro, e mi trovo benissimo, lasciano la pelle delicata, non la irritano, eccolo qua, vedete? E va bene anche in viaggio, per chi viaggia spesso magari, insomma, c'è la sua palettina, ormai la conoscete. E io da quando ho provato anche quella verde prendo sempre quella verde, non perché quella rosa non è buona, è buona lo stesso, però questa verde è veramente fenomenale, io mi trovo molto molto bene. Andiamo avanti, vabbè ragazzi, fazzoletti Velite, che è una marca, che è la Tempo, la sottomarca della, cioè come ti posso, non so adesso spiegarvi. Comunque, 2, 4, 6, 8, 10 pacchetti, c'è scritto un pound, che è come se fosse la Tempo. Vedete che il packaging è lo stesso, cambia soltanto il nome, che è Velti. Vabbè, originale. Guardate come qua c'ho la montagna di Maometto. Poi ho preso, questo che vi faccio vedere è uguale alla marca in Italia della Lines, always, una cosa del genere, sono assorbenti, di qui non mi dilungo perché insomma non è. Altro prodotto di marca che in Italia sicuramente lo troverete a parecchio sono le Dove, le saponette, perché mio marito usa solo questo sapone, perché anche lui ha la pelle molto molto delicata, gli si screpola, proprio si vedono proprio dei puntini, soprattutto quando fa la barba. E questo è l'unico sapone che lui usa anche come bagno cioè proprio per lavarsi anche addosso, solo questi. Quindi io di queste ne compro ogni volta che faccio un ordine, che è mediamente una volta al mese, dove posso spendere di più, posso spendere di meno, dipende poi dalle cose che mi mancano in casa. E non compro al supermercato perché costano veramente il doppio, ma anche il triplo. Queste qui non le posso comprare tipo all'ASD, al mio supermercato tra virgolette di fiducia, perché c'è anche il Lidl dove mi trovo anche molto bene, non le posso comprare perché costano tantissimo, dai 2,40 in su, che sono quasi 5 euro a momenti. E quindi queste due, ce ne sono due, un pound. Ok,
Poi ho comprato, io mi trovo benissimo per la pulizia veloce della casa. Ho comprato diverso perché quello che uso io non c'era. Ho comprato baking soda, whips, delle salviette che vanno bene, sì, per tutte le superfici più o meno, sì. Frigo, per terra, bagno, un po' su tutto. E la marca è Duzit, e mi trovo bene anche con le altre che avevo della Duzit, erano 50, universale anche loro. Adesso proverò anche queste qui. Anche in Italia ci sono della Cif, che ci sono anche qui e costano un pound, del Mister Muscolo, ci sono molti prodotti qua della Mister Muscolo che costano un pound, cosa che in Italia ti chiedono 3 euro solo per lo spruzzino o altre cose. Poi ho comprato il dentifricio Colgate, perché noi usiamo solo Colgate, o Colgate o Mentadent, dipende, ma mio marito gli piace più questo, quindi per non fare 300.050 questi qui, insomma, dentifrici, ne compro uno. Oppure io compro quelli piccoletti, sempre della Colgate, che hanno sia il dentifricio che il colluttorio. Mi trovo molto bene, sono molto versatili, piccolini e durano parecchio. Un pound. Allora, poi ho comprato lo Scottex. Sì, insomma, semplice Scottex da cucina. C'è il cuoricino dell'Inghilterra. 3 rotoli, un pound. Insomma, semplice, niente di che. Li comincio a rimettere un po' perché poi ho 2 buste piene che l'hanno divise di detersivi. Un attimo che le prendo perché sennò detersivi, sapone, adesso non mi ricordo. Tanto riposo tutto dentro perché sennò qua cade tutto. Datemi un secondo. Così togliamo un po' di casino. Allora, apriamo prima questo giù, che l'avevo già aperto questa mattina. Allora, io ho comprato questo qua perché c'era l'offerta 2, nel senso 2 un pound, ma io compro DAC, quello che trovo in Italia, che c'è lo stesso in Italia con la paperella, con l'anatra, per capirci. Però ho comprato questi che sono anche molto buoni, perché si usano un po' per tutto quanto, per lavare per terra, per lavare il bagno, i sanitari, 2 un pound. Quindi ho detto facciamo economia, ne prendiamo 2. E DAC non c'era nemmeno, quindi, perché va subito a ruba. Poi ho comprato questo flash, che l'odore dovrebbe essere di cotone, cotton fresh, che è buonissimo, ragazzi. Se vi capita questa fragranza, che io l'ho visto magari a Fabuloso, sì, qualche marca così, cotton fresh, è buonissimo. Eccolo qua, vedete? Per lavare per terra, sì, o sulla spugna, poi dipende quello che ci volete fare. Anzi, aspettate che lo rimetto qua, va? Così, ecco. Mi sono dimenticato questo qua, Panaroma, questo un pound. Poi c'era anche 5 fragranze di incenso, tutte diverse, un pound. Non le ho prese perché purtroppo erano già finite. Ci sono anche della Glad, un sacco di marche, dei profumatori. Ho detto guardate, se volete vi faccio vedere il sito, o alcuni siti, vi registro il mio schermo e vi faccio vedere le cose. Questo l'ho preso per la prima volta perché volevo provarlo. Sono proprio due boccettine, ho gli infusori, quelli che vanno dentro. Uno che a me piace, apple e cinnamon, quindi mela e cannella, che è buonissimo, ragazzi, guardate, è proprio buonissimo. Anche una candela ho preso tempo fa. E poi questa qui che è una fragranza tipo di fresh line, quindi tipo cotone, che è buonissima. Anche questa è molto molto forte, questa però. È intenso come odore.
e quindi leggerò un attimino le istruzioni per vedere come funziona. È un olio, quindi devo mettere, comunque mettiamo anche questo a posto e apriamo l'altra busta di detersivo. Credo che questo, non lo so, non mi ricordo nemmeno, è passato un po' di tempo. Allora, oppla, no, mi è rimasto l'odore. Ah, eccolo qua il dentifricio che vi dicevo, l'ho ripreso. Questo, secondo me anche in Italia c'è, un pound ragazzi, cioè costa pochissimo, due in uno, dentifricio più colluttorio. Io mi trovo benissimo, lascia la bocca pulita, fresca, anche solo con una volta, e sono comodi perché si aprono qui. Mettiamo, vediamo se riusciamo a farvelo vedere, perché non hanno il, come dire, hanno lo scatto, quindi sono comodissimi, sia anche da portare in viaggio, vedete? Ecco qua, questo è verde. Buonissimo, sa di menta, di gomma alla menta, buona. Oh, ecco qua, ho comprato i saponi, due un pound. Sì, sono gli ultimi acquisti che ho fatto, ecco qua. Due un pound, arancio e melograno. Adesso voglio sentire la fragranza, perché di solito io prendo sempre limone, buonissimo, oppure tutti fruttati, o fruttati o tipo il Dove anche. Questi li ho cambiati, ho voluto prendere, avendo tre bagni devo mettere tre diffusori di questi qui, perché altrimenti questo non è male, questo anche non è male. Eccolo, and the wash è antibatterico normale, vedete, antibatterico, mentre questo qui è arancio, pomegranate e pink, ah no scusate, pompelmo, grapefruit, pink, eccolo. Sono buoni tutti e due, sono contenta perché, a parte che credevo che erano più piccoli, invece è mezzo 500 ml, vedete? Sono grandi. Due un pound, ragazzi, quindi uno solo, un pacchetto. Niente, ho finito tutto. Vi leggerò se manca qualcosa, perché mi hanno messo una nota sopra l'ordine. Sì, mancano delle altre batterie, le D, perché Babbo Natale ha portato a Daniele una macchina. È un coso che è una cosa là dietro, lo squash, non lo so come si chiama, dove vanno le batterie D. Io le ho ordinate, però qui mi hanno scritto che praticamente si scusano del disagio, sono state marcate con la lettera R. Infatti mancano le pile R. Cavolo. Le power di 4 pacchi, sempre un pound. E poi adesso vado a che sfiga, mamma, è vero. Vado a vedermi tutto quanto, me li vado a evidenziare. Vediamo se manca solo quello. Ma sì, perché qua c'è scritto proprio con la lettera R. E qui c'è la lettera R. Che manca questo prodotto, non so se lo vedete, R D. Niente, questo è tutto ragazzi, prima di lasciarvi, è caduto tutto a Powerball, volevo dirvi che forse, dico forse perché devo capire bene come funziona il meccanismo di questi affari che vi sto per far vedere. Tempo fa ordinai su eBay, scusate, e stamattina è arrivato, vedete un po' che c'è scritto, Japan,
Japan, adesso vi faccio vedere. Io non li scoppio. No, non li... Ah, quelli, sì. Evidenzio, così. Saranno un po' scoppiosi. Scusate, è mio figlio. Ecco qua. Quindi Japan. Quello evidenziato. Due. Lo leggete? Candy Making Kit ha ordinato i cosiddetti, com'è che si chiamano? Vieni qua, mamma, dai. Cookie Puppy. Cookie Puppy. E a grande richiesta di mio figlio ne ho presi due. Eccoli. A richiesta. Sono le... Che male, mi sono aspettato il piede. Mamma mia, questo video non finirà mai. Allora, le caramelline. Mi sa che ne ho presi due praticamente uguali. Cioè, alla fine, no, non sono uguali perché sono due kit diversi. Parla tu allora, diglielo, spiegaglielo un po'. Sono due kit diversi. Capito? Guarda perché qui però. Ci sono formine strane perché... Strane? Tipo non parla, mamma. Fai vedere. Panda e tu. Pinguino. E questo è diverso di questo, perché... Ah, è vero, sì, vedete? Vedete? Vi faccio vedere da dietro. Da dietro. Comunque, quando lo faremo? Presto. Presto. Sai che casino? Oggi, più tardi. Come più tardi? Eh sì, mo mica posso far durare il video 30 minuti. Siamo già a 21 minuti. Oh, cavolo. Sparano. Anzi, loro si sparano. Comunque, ragazzi, questa è la news. Cookie cookie. Si dicono così. Io ho proposto a mio figlio che uno lo facciamo insieme io e lui a Uma Uma. E l'altro... E l'altro, vabbè raga, l'altro lo proviamo a fare insieme, ma anche no, o anche sì, lo proviamo a fare insieme, vediamo, perché insomma io devo, è scritto tutto in giapponese, cioè ragazzi non si capisce un cavolo, guardate, però c'è il disegno, dai, in compenso c'è il disegno. Il disegno, ma poi comunque ne ho visti tanti girare su YouTube, andrò a spulciare un attimino se ho fortuna di trovare uguali. Questo com'è che si chiama? Cookie Puppy. Vabbè, io sono pedita, poi non so ragazzi cosa uscirà. Adesso vi saluto, vi do un bacio. Ciao. E ripeto, se vi è piaciuto mettete un like. Se avete voglia di rivedere questi video, tanto io l'ho detto, una volta al mese comunque li compro, o se compro cose diverse magari. Se siete interessati a vedere i siti, vi volevo far vedere un po' di siti, come ho fatto con l'altro video, vediamo se riesco a metterlo qui in sovraimpressione alla i, cliccateci pure. E quello di Pink Panda, il tutorial del sito, se volete che vi fa piacere vedere cosa vendono questi siti, vi faccio vedere, insomma perdiamo un po' di tempo insieme, così vedete anche che roba vendono, quante cose carine si trovano, magari in estate volete venire in vacanza, sapete già che negozi andare, dove dovete andare, eccetera eccetera. Se vi interessa, cioè, posso fare, queste sono delle cose che mi hanno regalato a Natale, ci sono tante cose della L'Oreal, della Chanel, insomma molte cose carine di make up anche, se voi vi interessa me lo scrivete nell'info box, altrimenti magari lo faccio lo stesso, non lo so. Va bene, vuoi dire qualcosa in chiusura? Sì, no, scherzavo. Ecco, vabbè, niente ragazze. Da tutto tondo VD è tutto. Fine. Alla prossima. Ciao.